Io comincerei appunto con la condivisione dello schermo, così cominciamo a vedere qualcosa e in particolare vediamo qualcosa che conosciamo molto bene, ovvero Palazzo Medici Riccardi. Noi lo conosciamo bene, i fiorentini lo conoscono sicuramente, quantomeno perché ci passano accanto, come vedete ancora oggi via Cavour, un tempo via Larga, una via in cui comunque passano le macchine, ci sono stati diversi articoli di storici dell'arte intorno a questo famigerato semaforo accanto appunto alla facciata micheloziana. È un palazzo monumentale, è un palazzo che fa la storia di Firenze. Partiamo dall'esterno proprio perché è uno degli edifici che connotano l'immagine della Firenze rinascimentale. Firenze rinascimentale perché il palazzo nasce appunto negli anni 40 del 400 per volere di Cosimo de' Medici, che decide di insediarsi in questa zona a nord della città, ancora poco battuta per così dire, e in realtà appunto con l'idea di definire, di disegnare nel tempo un intero quartiere mediceo. Su un asse strategico che dal nord della città, ho visto qualcuno connesso da Bologna, dal nord diciamo della città, sarebbe giunto su questa via larga magistralmente realizzata proprio per consentire un passaggio quasi monumentale di carri con granaglie e merci rivolte, destinate appunto in primo luogo al mercato di granaglie, ovvero San Michele, ma anche appunto al centro storico. Quindi una posizione strategica, quella in cui si collocava il palazzo, una posizione strategica ancora oggi, lo vediamo non a caso appunto in angolo tra via Cavour e via dei Gori e proprio poco distante abbiamo la Basilica di San Lorenzo. Il progetto di Michelozzo era molto diverso però da quello che vediamo ora e perché, e poi entriamo, perché in effetti la facciata di oggi, qui vediamo appunto una veduta frontale, è il frutto di una imponente azione di completamento attuata in età riccardiana. Dicevamo che già dal nome si capisce molto bene come questo palazzo abbia due grandi vite e non solo in realtà, perché come tutti noi e come tutti diciamo, i manufatti hanno una stratigrafia, in particolare le architetture, il palazzo micheloziano era sostanzialmente un blocco quadrangolare e aveva 10 bifore in facciata, potete appunto divertirvi a contarle per capire come il palazzo appunto quattrocentesco fosse molto più compatto, avesse uno sviluppo molto più armonico, se vogliamo, con il portone centrale, che ancora oggi è il portone centrale di accesso al palazzo e diciamo due loggiati che poi vengono tamponati e che ora appunto sono ben riconoscibili con queste finestre a timpano. I Riccardi che acquistano il palazzo nel 1659, già gravitanti intorno all'orbita medicea da tempo e appunto subentranti i Medici che già da tempo non vivevano più qui, quantomeno come casa principale, quindi i Riccardi che appunto lo acquistano, vi interverranno molto pesantemente, trasformeranno il palazzo in un nuovo palazzo, possiamo dire. E questo ben si vede già dall'esterno perché aggiungeranno quasi altrettante, altre 7 bifore, dando quindi uno sviluppo molto più longitudinale, diciamo, alla facciata e all'intero edificio. E strano per l'epoca, decidendo di uniformarsi completamente all'aspetto quattrocentesco. Infatti, diciamo, vedete che gli interventi sono difficilmente distinguibili fra loro, proprio perché l'idea era quella di realizzare appunto un'integrazione in perfetto stile rinascimentale. Entriamo quindi dal portone numero 1, dall'accesso di via Cavour numero 1 ed entriamo in quello che è a tutti gli effetti la prima sala del museo di Palazzo Medici Riccardi. È in realtà una sala, come vedete, a fruizione libera. In tempi non Covid, dall'accesso numero 1 voi potete tranquillamente transitare nel cortile, proseguire nel giardino e uscire sul retro, su via dei Ginori, quindi davvero una perfetta permeabilità del palazzo. Perché però diciamo che è la prima sala del palazzo? Perché in effetti è il cuore del palazzo e rappresenta a
mio avviso in maniera emblematica proprio quelle che sono le stratificazioni della storia di questo edificio, di questo corpo, di questo organismo che dal 1440 in poi si trasforma fino ad oggi ed è come sede, ed è oggi sede non soltanto appunto dell'essere museo di se stesso, ma come forse sapete della città metropolitana di Firenze, ex provincia di Firenze, e anche della prefettura di Firenze. Quindi una parte del quartiere nobile di Palazzo Medici, addirittura appunto proprio le stanze che erano di Cosimo, di Piero e di Lorenzo, sono parte appunto degli appartamenti prefettizi. Quindi un palazzo che davvero ha un'identità multipla, polivalente, frutto di una storia che naturalmente è sempre complessa e articolata e non, come dire, lineare come quando viene tracciata in un disegno a priori. Un cortile meraviglioso, meraviglioso intanto nel suo equilibrio formale, un cortile estremamente, come dire, pacificante. Lo stesso appunto Giorgio Vasari quando ci racconta, e ne parleremo meglio appunto, dell'effetto che si aveva appunto dalla strada, quindi dove eravamo prima, da via Cavour, prima via Larga, sottolineava come ci fosse appunto una sorta di quiete che si percepiva entrando e si potesse traguardare con la vista davvero dall'ingresso principale fino all'uscita su via di Ginori, quindi davvero in una sorta di cannocchiale ottico che attraversava tutti gli ambienti. Un cortile che appunto è chiamato cortile di Michelozzo, nei documenti in realtà più propriamente cortile delle colonne, perché come vedete appunto è scandito da potenti ed eleganti colonne in pietra serena con un capitello mistilineo e archi a tutto sesto, come è la più pura e classica tradizione rinascimentale. Michelozzo è naturalmente uno dei rappresentanti davvero più raffinati, ma anche più puri e più lineari di quella che è la tipica membratura fiorentina. Cortile delle colonne, che qui pongono una visione appunto, diciamo, completa per farvi, diciamo, percepire le diverse quote, i diversi livelli. Abbiamo quindi un piano terreno che è quello che andremo a esplorare più diffusamente, una sorta di grande atrio. Abbiamo un piano nobile marcato e contrassegnato, vedete, da queste elegantissime bifore con i monopoli, e poi abbiamo un verone, un attico, diciamo, inizialmente aperto e oggi vetrato. Quindi una, sostanzialmente un sistema tripartito verticalmente. Come intravedete, la decorazione è una decorazione ai piani superiori molto particolare e tipica, diciamo, dell'arte fiorentina del 400, perché è chiamato graffito o sgraffio. Vedete che sia nell'architrave, sia nei pennacchi, anzi partendo dal basso, sia nei pennacchi degli archi, sia nell'architrave, sia nella membratura appunto del piano nobile e del fregio sovrastante, leggiamo una decorazione bicroma che è frutto appunto di un graffito ricavato e risparmiato sul fronte, diciamo, dell'intonaco. Quindi è una sorta di intervento decorativo più semplice dell'affresco, e perché dedicato all'esterno e quindi destinato a decorare appunto le facciate o gli interni dei palazzi rinascimentali, dei palazzi nobiliari, che però naturalmente ingentilisce, impreziosisce le architetture, dando in alcuni casi, come nel piano nobile, davvero una scansione ritmica tipicamente architettonica, ma in altri, come nel fregio, simulando addirittura dei festoni, vedete, che ritmano proprio queste architetture purissime rinascimentali, ornandole di decori aggiuntivi. Quindi una decorazione a sgraffio che segna tutto il paramento murario e che appunto è tipica dei palazzi fiorentini. Probabilmente appunto chi è di Firenze a volte nel centro storico avrà incontrato alcune facciate di questo tipo. Un'altra, diciamo, estremamente celebre è quella del palazzo di Bianca Cappello in via Maggio, anch'essa più tarda, ma anch'essa decorata a sgraffio o a graffito. Un cortile che, come dicevamo, era il cuore del palazzo e lo era da subito, ovvero da quando appunto i Medici cominciano a risiedervi. Il nostro severo e veemente Girolamo Savonarola lamenta come i Medici facciano attendere i propri ospiti e anche i sacerdoti eventuali in attesa proprio in questo grande atrio, in questo grande cortile, nell'attesa di essere ricevuti ai piani superiori.
Quindi una sorta di anticamera per l'incontro con i signori, potremmo dire, anche se non dichiarati, fiorentini di allora, che diventa da subito appunto una grande, magniloquente sala d'attesa e diventa naturalmente quindi vetrina e immagine del potere, prima Medicio e poi del prestigio riccardiano, quindi una grandissima vetrina della storia di questo palazzo. Proviamo a guardarlo sui vari lati. Qui siamo di fronte all'ingresso principale, intravediamo molto bene in questo gioco proprio di livelli la membratura delle colonne con le arcate, diciamo a tutto sesto. Vedete appunto una parete retrostante che, come diremo successivamente, viene realizzata dopo, un grande arco grazie a cui si accede al giardino e probabilmente intravedete anche l'arco ultimo in fondo da cui si può uscire su Via dei Ginori, quindi praticamente verso Piazza San Lorenzo. La statua che vedete al centro, avremo modo di vederla meglio dopo, è la statua di Orfeo di Baccio Bandinelli, appunto aspramente criticata dal Vasari proprio per questo pesante e soprattutto pieno basamento, pur finissimo, cesellato in maniera estremamente raffinata da Benedetto da Rovezzano e Simone Mosca, che però ottunde la vista, diciamo, e non permette più di traguardare, diciamo, dall'ingresso all'uscita del palazzo, cosa che invece prima era possibile. Quindi questa è una veduta frontale dall'ingresso. Qui, diciamo, ho condiviso un'immagine del giardino, naturalmente un giardino che quindi, diciamo, sta dall'altra parte del cortile, che è frutto di interventi molteplici, stratificatisi nel corso del tempo. Molto diverso era l'aspetto del giardino Medicio, però ecco, diciamo, qui è stato, come dire, ricomposto grazie a una commissione apposita appunto negli anni 10 del Novecento, cercando di restituirne quanto più possibile la facies antica, ma naturalmente in un assetto un pochino più eclettico rispetto a quello che era il primigenio orto o giardino o secondo cortile Medicio. Questo è un altro lato del cortile, stiamo facendo il giro, e questo invece è appunto ancora un altro lato del cortile, in cui vedete la simmetria regola proprio tutte le partiture architettoniche. Qui abbiamo inserito alcuni piccoli dettagli dei pennacchi per condividere con voi, osservare meglio le decorazioni a sgraffio, a graffito. Vedete qui con queste ampie foglie polilobate che proprio si adagiano sulla curvatura degli archi e alcuni piccoli capitelli delle lesene che sorreggono appunto invece le campate interne. Capitelli che sono altrettanto finemente modellati, come potete ben vedere, che non lasciano nulla al caso, in cui tutto è sapientemente appunto intagliato nella pietra serena e in cui compare peraltro uno degli emblemi tipicamente medice, perché appunto nella parte inferiore vedete due piume che attraversano l'anello di diamante, anello di diamante, appunto emblema medicio da Cosimo Vecchio in poi, con la scritta Semper, quindi appunto emblema di solidità e sempiterna, appunto come è il diamante, con queste piume di pavone che poi diventeranno tre, a ricordare appunto le tre virtù teologali, eccetera, eccetera, però appunto che già ora vengono accennate in questo fine modellato del capitello. Andiamo un pochino più nel dettaglio. In angolo, esattamente in questa posizione, entrando sulla sinistra, oggi vediamo questo, ovvero una porta chiusa e un oculo sovrastante che lascia, diciamo, attraversare la luce e se potessimo entrare, perché appunto l'accesso è interdetto per tutti, compresi noi, vedremmo e potremmo salire un'elegantissima scala elicoidale realizzata da Ferdinando Tacca. Qui però, esattamente in questa posizione, c'erano già da sempre, appunto, quindi da quando il palazzo venne realizzato, le scale che permettevano di accedere all'appartamento, al piano nobile degli appartamenti medici. Quindi gli ospiti, dopo aver atteso appunto nel cortile,
se ben ricevuti appunto dai medici, sarebbero potuti salire proprio dall'angolo del cortile agli appartamenti, dove appunto tramite un pianerottolo sarebbero entrati nell'anticamera e poi nel salone grande, dove appunto prima Cosimo Vecchio, poi Piero Gottoso e poi Lorenzo avrebbero potuto riceverli. Perché non esiste più la scala, appunto, che era una scala classica e non elicoidale? Perché, come abbiamo avuto modo di accennare, i Riccardi comprano il palazzo, interverranno in maniera appunto significativa, e nella prima fase di lavori, che appunto è sovrintesa da Ferdinando Tacca, quindi praticamente subito, alla fine degli anni 50, inizio anni 60 del 600, trasformano appunto quella che era l'antica austera scala quattrocentesca in una appunto scala più consona al gusto del momento e che quindi gioca davvero in maniera virtuosistica con queste forme sinuose. Come abbiamo potuto forse appunto già visto, potuto forse vedere già nelle visioni di insieme, nell'architrave che appunto segna il passaggio tra piano terreno e piano nobile, vediamo alcuni tondi. Tondi, vedete, tre per lato, in cui effettivamente compaiono alcune raffigurazioni degli nota. Degne di nota perché? Perché nel tondo centrale, da ogni parte, vi è lo stemma mediceo, vi è lo scudo mediceo, presentato in diverse versioni. Qui lo vedete proprio in forma di scudo e peraltro in un numero, vedete, di sei palle, di sei sfere. Qui lo vediamo in un'altra versione di scudo. Qui lo vediamo dentro un triangolo e qui lo vediamo dentro una sorta di appunto quasi cimiero, potremmo dire. Questa è una delle quattro versioni. Quindi stemma medici che naturalmente non può mancare nel centro di ciascun lato dell'architrave, riproposto in diverse varianti, come vedete appunto in varianti anche cromaticamente segnalate e peraltro appunto decisamente connotate, perché come vedete il giglio centrale già connotato, la sfera centrale già connotata con il giglio francese, che sarà un privilegio appunto concesso a Piero de' Medici, che quindi ci dà un preciso termine post quem questi stemmi sono stati realizzati. In effetti anche gli altri tondi, che ora andiamo a esplorare un pochino più nel dettaglio, sono stati, diciamo, inscritti nella metà degli anni 50 del 400, quindi in un momento in cui appunto il palazzo è già sostanzialmente realizzato nella sua ossatura e in cui un artista ancora, diciamo, non unanimemente identificato, ma che viene appunto ascritto alla cerchia di Donatello, non a Donatello in persona, ma alla cerchia di, nei cui tondi appunto un artista della cerchia di Donatello compie un'operazione davvero, possiamo dire, incredibile. Perché che cosa decide di fare, o meglio, che cosa gli viene chiesto di fare? Gli viene chiesto di proporre in forma ingigantita alcuni, o meglio, una selezione dei cammei che erano parte della collezione medicea, ovvero delle preziosissime anticaglie e antichità che erano custodite al piano nobile degli appartamenti medicei. In particolare, coltivata questa grande cura dell'antichità, non tanto da Cosimo il Vecchio, non solo, ma soprattutto appunto da Piero il Gottoso, che darà veste a un preziosissimo scrittoio, oggi non più esistente, al piano nobile, entro cui erano appunto collezionati tantissimi cammei e tantissimi reperti antichi dell'arte appunto greca e romana. Secondo un'operazione quindi raffinatissima, i medici quindi chiedono all'artista di riproporre, di ripresentare appunto alcuni di questi cammei in forma espansa, in forma monumentale. Questo perché? Perché naturalmente lo scrittoio era accessibile, visibile davvero alla più ristretta cerchia di ospiti medici, ma tutti gli altri, se avessero avuto accesso al cortile, avrebbero potuto ben apprezzare a quali altezze era giunto il collezionismo medici.
non era l'unica appunto testimonianza del collezionismo medicio. Sappiamo che già nel cortile vi erano busti di imperatori, fra cui per esempio un busto di Adriano che proprio connotava il passaggio della porta dal cortile al giardino, quindi erano diversi i rimandi all'antichità. Ma ecco, questa è un'operazione sicuramente astuta e acuta al tempo stesso. Andiamoli a vedere un pochino più da vicino questi 8 cammeiri proposti. Oltre allo stemma Medici, vediamo appunto il primo, da sinistra, Diomede col Palladio. Si racconta appunto che Ulisse e Diomede avessero, diciamo, portato via e rubato appunto il Palladio, ovvero questo simulacro ligneo che proteggeva Troia, da cui appunto si avrà l'avvio poi della guerra di Troia, e qui lo vediamo riprodotto. Gran parte di questi cammei oggi sono al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, di alcune di queste ho trovato le immagini, quindi le condivido a brevissime con voi. Quindi Diomede e il Palladio. Come potete già notare da questo primo rilievo, la fattura è estremamente fine, vedete davvero il modellato estremamente accurato in tutti i dettagli e in tutti i particolari, e lo potremo vedere appunto anche nei successivi. Qui vediamo appunto un fauno con Bacco Fanciullo sulle spalle, anche con questa posa estremamente plastica che mostra il dorso. Vedete il fauno che tiene appunto il suo manto ricco di frutti proprio sull'altro braccio, invece col braccio sinistro sostiene il bambino che si appoggia alla testa, e a terra c'è la siringa, ovvero lo strumento musicale, e la clava. Anche questo appunto riproposizione di un antico cammeo medicio. Girando lato abbiamo la contesa di Poseidone e Atena per il possesso dell'Attica, anche questo appunto episodio mitologico. Per la contesa dell'Attica viene chiesto chi dei due prepari e possa predisporre il dono più utile appunto agli uomini, e Poseidone darà vita al cavallo e Atena darà vita all'ulivo, e ad Atena sarà concesso appunto il dominio dell'Attica perché è ritenuto più utile, portatore di pace ed elemento appunto salvifico per l'umanità. E di questo sono riuscita a trovare l'immagine del cammeo, che quindi potete ben, come dire, paragonare al tondo precedente per vedere appunto il motivo di ispirazione. Qui abbiamo Dedalo e Icaro saltando sull'altro lato. Icaro, vedete, questo signore in piedi che sta aggiustando questo anello da mettere al polso del figlio Icaro per poter poi agganciarvi l'ala, cosa che è già stata fatta sul braccio sinistro, e quindi appunto lo vediamo su questa sorta di torre pronto a spiccare il volo. E anche di questo abbiamo il cammeo, naturalmente qui in forma lievemente più allungata, perché appunto così era la pietra d'origine. Il trionfo d'amore che qui viene proposto appunto con gli amorini che reggono e trainano appunto il carro con Cupido e una sorta di figura femminile, non Afrodite, ma appunto figura femminile amorosa, potremmo dire così. E anche qui vedete la riproposizione del cameo, peraltro su questa immagine riuscite forse a vedere l'Aur Med nella parte sottostante, perché molti di questi camei o sardoniche avevano l'iscrizione medicea, il possedimento medicio. E poi un altro dei cammei, il centauro con la torba, ovvero questo grande cestino intagliato che sta portando sulle spalle, e anche di questo, non ce l'ho, però appunto diciamo anche questo, diciamo, desunto da uno dei cammei. Quindi operazione raffinatissima quella di riproporre i cammei della collezione medicea ristrettissima e riservatissima all'interno del proprio atrio, della propria grande sala museale, potremmo dire così. Siamo quindi arrivati a un 400 compiuto in cui i medici hanno completato l'assetto del cortile ed hanno dato appunto compiuta funzione. Cosa succede? Sappiamo che poi nel 1494 i medici saranno cacciati da Firenze dopo la discesa di Carlo VIII e rientreranno definitivamente soltanto appunto nel 1512.
rientreranno appunto complice anche un cambiamento di assetti politici e di equilibri che porterà poi all'elezione a soglio pontificio addirittura di uno dei figli di Lorenzo il Magnifico, ovvero Giovanni al secolo, che diventerà Leone X. Leone X ha come governatore, diciamo, fiorentino, come diciamo, figura di riferimento su Firenze, il cugino Giulio, che peraltro poi diventerà papa, cui delega la realizzazione di una nuova statua per il cortile. La statua che abbiamo visto poco fa, la statua di Orfeo. È una statua che appunto viene realizzata quindi a metà degli anni 10 e compiuta nel 1519, viene realizzata da Baccio Bandinelli e venne posizionata all'epoca nel centro del cortile. Dopodiché, con le alterne vicende che si susseguirono nel palazzo, andò via, diciamo, dall'edificio insieme a Don Carlo de' Medici, quindi si trovava negli anni 60 del 600 nel Casino Medicio di San Marco, e viene riportata qui, però, come vedete, in posizione più arretrata, non centrale, soltanto nel Novecento, sempre nell'ambito di quell'operazione di recupero e di ripristino del palazzo Medicio, o comunque della faccia antica del palazzo. Allora, vediamolo, questo Orfeo di Baccio Bandinelli. Allora, innanzitutto Baccio Bandinelli avrebbe voluto non rappresentare Orfeo, ma avrebbe voluto rappresentare David. Perché David? Perché David era la statua, scusate, scorro, poi torno indietro, era la statua che si trovava in età medicea nel centro del cortile. Il David di Donatello trovava posto appunto nel mezzo del cortile medicio e, come appunto accennavo prima, aveva un basamento, una colonna, e sotto, ci dice il vasario, un basamento fesso e aperto, cioè appunto vuoto e aperto, grazie a cui si poteva intravedere come una sorta di cannocchiale ottico il termine sul giardino. Il David, insieme alla Giuditta che stava in giardino, con la cacciata dei Medici, viene naturalmente trasferito e portato via, e quindi quando Leone X appunto ripristina sostanzialmente l'influenza medicea in città, Baccio Bandinelli gli propone di realizzare un nuovo David. Ma ecco che David, questo giovinetto come dire, estremamente astuto e capace di sconfiggere con il proprio sangue freddo, con la propria fermezza e con la propria astuzia il gigante Golia, non è il messaggio che Papa Leone vuole trasmettere ai fiorentini, soprattutto dopo un momento così tumultuoso come quello dei decenni che lo avevano preceduto, in cui erano stati cacciati e le sorti medici erano state decisamente traballanti, perlomeno in città. Conviene al Papa proporre un'immagine più rassicurante e soprattutto emblema di suavità e di concordia. Quale simbolo migliore quindi se non l'Orfeo? L'Orfeo, questo mitico uomo capace di incantare tutti, persino Cerbero, persino le fiere più appunto selvatiche e più bestiali, e persino, ci raccontano i testi classici, le cose inanimate, che riuscivano appunto a rasserenarsi. Quindi Orfeo come perfetto esempio di suavità, di armonia e di concordia, che quindi presenta una nuova età medicea che si fonda appunto non sul duello, sullo scontro o comunque sulla tensione, ma sull'armonizzazione di tutti gli animi dei fiorentini e di tutti coloro che appunto transitavano da questo palazzo. Baccio Bandinelli prende a esempio una statua classica, che è l'Apollo Belvedere, e naturalmente la rielabora in chiave rinascimentale. E questo è il frutto, una statua decisamente armoniosa, decisamente equilibrata, che come vedete ci presenta il giovane Orfeo, che un tempo aveva la lira in una delle mani e con l'altra appunto riesce ad ammansire Cerbero, che sta proprio dietro la sua gamba destra, in cui naturalmente tutta l'anatomia, tutto il plasticismo, tutto l'equilibrio anatomico del corpo sono estremamente perfettamente studiati, proprio per conferire alla statua un'immagine pacifica, un'immagine soave, un'immagine appunto decisamente rassicurante.
sotto la statua viene posto, appunto, o meglio, la statua viene posta su un basamento, come accennavamo, finemente cesellato da Benedetto da Rovezzano e Simone Mosca, modellato appunto sul marmo e naturalmente intessuto di simboli medice, perché come vedete, oltre al festone, vediamo proto-meleonine, cioè teste di leone, che naturalmente rimandano a Papa Leone, aquile, che sempre agli angoli sorreggono il broncone, altro classico tema e simbolo medice, il broncone che rinverdisce, lo stemma medice riproposto appunto al centro, e se intravedete sotto si vede un giogo modellato nella parte inferiore tra le ali delle aquile, che è appunto uno degli emblemi, anzi l'emblema di Leone X, normalmente accompagnato dalla scritta Enim Suave, cioè il giogo mi è soave, frutto appunto di una scritta evangelica, quindi il peso mi è soave, mi è lieve, se appunto sono sostanzialmente protetto da qualcosa di superiore e da qualche elemento appunto superiore. Quindi un finissimo basamento che ancora si trova in loco. Proseguendo appunto nella nostra esplorazione, vediamo ancora oggi nel cortile una vasca in porfido monumentale, vedete, con delle anse dette serpentiformi, perché hanno questa forma appunto a serpente. Anche questa frutto dei pellegrinaggi della storia, perché era inizialmente stata realizzata dal tribolo per l'orto dei semplici della Villa di Castello e poi giunta appunto nel cortile delle colonne di Palazzo Medici, è ancora qui collocata. Stiamo quindi attraversando il Cinquecento e arriviamo al Seicento, quando appunto i Riccardi, anzi diciamo sul finire del Seicento e poi anche il Settecento, intervengono in maniera, se non prepotente, comunque decisamente significativa all'interno del cortile. Allora, un piccolo dettaglio da osservare, di difficile osservazione normalmente, perché appunto il tripudio è tale che è difficile cogliere, sono questi mascheroni fauneschi, cosiddetti, appunto perché naturalmente decisamente grotteschi, che i Riccardi posizionano proprio come sorta di sostegno ai capitelli del cortile. Mascheroni che provenivano dalla loro precedente residenza, il palazzo di Gualfondo, di Valfonda, dove appunto i Riccardi avevano già raccolto un numero incredibile di antichità e anche di rilievi di opere appunto rinascimentali e poi cinquecentesche e anche seicentesche, e che in gran parte trasferiranno. La raccolta di anticaglia in realtà era stata interdetta allo spostamento, perché Gabriello Riccardi, che è il fondatore, diciamo, della fortuna riccardiana, aveva previsto nel suo testamento che tutte le antichità non potessero spostarsi da Gualfonda. Ma Cosimo III de' Medici, grazie all'intercessione appunto dei successori Riccardi, con un motu proprio, quindi con un atto preciso, consente il trasferimento all'interno del palazzo diventato Casa Riccardi, nell'ottica di un'estensione del beneficio che queste anticaglie avrebbero potuto consentire, perché il decoro pubblico ne avrebbe tratto giovamento e un maggior numero di persone ne avrebbe potuto beneficiare in un certo senso. Vengono quindi qui sistemati, in realtà si parla di 22 maschere in questa pietra renaria, che naturalmente è stata anche appunto restaurata in tempi non troppo lontani, che quindi ha potuto, come dire, riconferire un aspetto a queste figure estremamente buffe e grottesche che sorreggono appunto i capitelli del cortile, ma l'intervento dei Riccardi si completa con altre azioni ancora più incisive. Quella che era la parete, il diaframma tra cortile e giardino, viene completata da nicchie, la vedete, in modo da scandire molto precisamente appunto l'apparato architettonico, e viene ornata da quattro statue che oggi qui abbiamo in calco, in riproduzione, perché erano quattro statue di santi della facciata dell'Opera del Duomo di Firenze. Che poi nel Novecento, appunto a metà Novecento, abbiamo appunto anche ritrovato tutto il carteggio, vengono riportate all'Opera di Firenze, perché appunto l'Opera di Santa Maria del Fiore, perché appunto connesse con la loro storia, e comunque ancora oggi qui riproposte in calco.
E poi i Riccardi completano l'operazione con un gusto degno del tempo. Come vedete, intervengono sulle linearissime membrature in pietra serena rinascimentali, aggiungendovi questi frontoni, questi timpani spezzati e adornandoli con profili mistellinei, busti e vasi antichi. E questo avviene sulle porte. Quindi vedete un paio di esempi. Dopodiché, al fine di rendere il cortile un vero e proprio museo di antichità, realizzano questi 8 recinti murati, chiamati nei documenti, questi 8 cartelloni in profilo mistilineo, entro i quali posizionano una serie di iscrizioni e rilievi antichi, ovvero di anticaglie, e che, come vedete, ornano, e ancora oggi sono quasi totalmente ornati, da busti e marmi antichi. Alcuni di questi busti, facenti parte delle raccolte riccardiane, sono esposti nel così chiamato Museo dei Marmi, sempre in Palazzo Medici, ma molti di questi sono ancora nella loro sede, tra virgolette, originaria, ovvero appunto a ornamento di questi cartelloni. Questa operazione, che peraltro viene ispirata dal vestibolo degli Uffizi, riscuote alcune critiche. Perché? Perché i Riccardi provvedono a riunire le iscrizioni e i rilievi secondo un criterio puramente estetico, ovvero non intendono, diciamo, riunire i vari reperti e i vari frammenti secondo, diciamo, magari datazioni o provenienze o appunto stilemi o soggetti iconografici, no, le ricompongono, vedete, in sistema, secondo un sistema estremamente armonico, proprio perché l'impatto estetico, tra virgolette, di questi frammenti errati ci fosse assolutamente piacevole alla vista. Che cosa vediamo? Intravediamo alcuni rilievi più significativi, molti sono i rilievi bacchici, come quello che vediamo qua appunto proprio in alto, ma non solo, naturalmente. Intravediamo alcune testine. Volevo vedere se riuscivo a, ecco, a zoomare un pochino. Intravedete quindi da una parte alcune iscrizioni prevalentemente latine, si parla di 78 iscrizioni latine e 7 greche soltanto. Qui vedete per esempio un doppio rilievo accostato con una scena di palestra, vedete, si riconoscono molto bene i due giovani che corrono. E un altro rilievo che forse si può, oltre a questa faccia fortemente caratterizzata, diciamo del primo secolo d.C., quasi tutti sono di epoca romana, più o meno dopo Cristo, quasi tutti, diciamo, del primo, del secondo, o anche appunto di epoca tetrarchea, qui intravedete un altro piccolo rilievo in cui si vede addirittura il giudizio di Paride. Ora è difficile coglierlo, però questo è uno delle... Ora non riesco a scendere, quindi è difficile coglierlo, però ecco, potete davvero, questo sì, diciamo, recepire, percepire l'assemblage estremamente elegante e nello stesso tempo estremamente variopinto che viene qui, come dire, combinato. Addirittura questo grande rilievo centrale, per esempio, faceva parte di un sarcofago, quindi un frammento di un fronte di sarcofago. Ecco, qui tutto viene ricomposto. Vedete alcune 3 testine in porfido, anche queste probabilmente facenti parte di un antico sarcofago. Quindi vedete, tutto viene ricomposto in maniera unitaria per offrire uno sguardo esteticamente coerente a questa collezione estremamente varia, ma altrettanto ricca di anticaglie, che rendono quindi il cortile, per volere di Francesco Riccardi, che nipote appunto e ultimo, diciamo, esecutore delle trasformazioni sul palazzo, che appunto proprio negli ultimi anni, nel 1718-19, in questo biennio, fa sì che questo cortile assuma un aspetto appunto estremamente sontuoso e davvero di galleria d'antichità. Sopra la nostra vasca, infatti, viene vasca in porfido che abbiamo visto prima, viene collocata una lunghissima e magniloquente iscrizione in latino, anche questa vedete ornata di busti e di teste antiche,
guardate che bella anche questa, diciamo, che sormonta proprio l'iscrizione, quindi l'iscrizione latina in cui si racconta come i Riccardi, eredi degni dei Medici, abbiano raccolto queste preziosissime reliquie dell'antichità e le abbiano esposte per il pubblico decoro, proprio a sancire l'importanza di questa operazione archeologica, se vogliamo. Qui vedete appunto un'immagine più contrastata nei colori dell'iscrizione e qui appunto un altro dei cartelloni. Ancora con una scena bacchica, stiamo, come dire, girando intorno al cortile per vedere appunto questi pastiche, potremmo dire, che connettono generi e forme diverse di arti antiche ricomposte a unità. E chiudiamo questo giro in questo incredibile spazio museale con un cortinaggio anch'esso di età riccardiana realizzato dall'Andreozzi, come vedete davvero teatrale, sorretto da Putti, che vediamo proprio nel cortile e che ci permette di accedere ad un ambito grazie a cui si entra in un altro cortiletto, nel cortile dei muli, chiamato così già nel Cinquecento. Vi erano due cortiletti adiacenti, il cortiletto dei muli e il cortiletto del pozzo, ovvero due cortiletti di servizio su cui appunto si affacciavano gli spazi appunto di servitù, di utilizzo più domestico e più quotidiano, e che però appunto ci preludono, ci aprono a nuovi scenari, a nuovi spazi, a nuove visite, potrei dire, degli ambienti di Palazzo Medici. Con questo appunto si chiude il nostro viaggio all'interno di un cortile che appunto, pur nella stratificazione storica, mantiene un'eleganza e un'armonia incredibili e che naturalmente vi invito a vedere quando ci sarà l'occasione. E spero che questa passeggiata appunto quasi peripatetica, diciamo, in questo quadriportico sia stata piacevole, ristoratrice. Posso sapere dove sono conservati i cammei medici? Io ricordo una mostra anni fa, mi pare, nel corridoio vasariano. Allora, sì, in alcuni casi i cammei sono stati raccolti, come accennavo appunto la prevalenza al Museo Archeologico di Napoli, un paio sono a Firenze, sempre al Museo Archeologico, quindi sono distribuiti, diciamo. Parlo di quelli che sono rappresentati nei medaglioni, poi ce ne sono tanti altri distribuiti in tutta Europa e anche nel mondo, perché le raccolte medice hanno seguito, diciamo, varie strade, quindi questo, come dire, è soltanto un riferimento ai cammei che vediamo. Io appunto spero che questa passeggiata sia stata piacevole, sia stata rasserenante in un certo senso, nel silenzio e nella quiete di un cortile nato per ristorare l'animo. Spero che siate stati bene, vi auguro una buona serata, se non ci sono appunto particolari domande vi lascio andare e vi aspetto, naturalmente vi aspettiamo con il prossimo appuntamento tra due settimane nella galleria, quindi saliamo, diciamo, al piano nobile del palazzo con la volta di Luca Giordano e poi appunto con gli appuntamenti su Raffaello di cui appunto avrete prestissimo notizia. Vi ringrazio e buona serata e coraggio per questi momenti che supereremo, ci auguriamo. Se volete aprire il microfono ci salutiamo. Grazie, grazie dottoressa, eccezionale. Grazie mille. Grazie, alla prossima. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Meravigliosa come sempre. Grazie ancora. Grazie per l'invitata. Grazie per esserci. Grazie. Brava, grazie. Alla prossima. Arrivederci. Grazie. Grazie, molto interessante. Grazie a voi. Grazie.